Questa sarà la foglia sul quale noi andremo ad applicare il nostro primer per applicare la fibra di carbonio con la resina per andare a rindurire la fibra stessa. Come potete vedere, la mia collega si sta occupando di preparare quello che viene definito primer, uno strato di resina sul quale poi andare ad applicare la fibra di carbonio con la resina differente. La fase precedente alla stesura di questo primer è quella di preparare la superficie. La fase successiva è quella dell'inserimento di quelli che in gergo vengono chiamati fiocchi, a loro volta inseriti all'interno di fori precedentemente realizzati. Nel momento in cui la mia collega andrà ad applicare la resina per fissarli, queste garze verranno rimosse e la fibra verrà aperta. La resina, il fiocco e la fibra di carbonio asciugheranno in un elemento, in un blocco unico. In questo momento la mia collega sta realizzando invece la resina che servirà poi per applicare la fibra di carbonio. La resina verrà applicata al di sopra e al di sotto sia per fissare il fiocco sia per fissare la fibra di carbonio stessa. Questa successione di strati permette quindi di evitare, in caso di fratturazione della pietra, che il frammento si stacchi e cada. L'ultima fase è una fase di protezione. Viene applicata una malta, in questo caso fibra rinforzata, e permette quindi di andare a proteggere e anche a ricoprire esteticamente la fibra di carbonio che aveva assunto una colorazione blu. L'effetto finale che otteniamo dopo l'applicazione della stuccatura è questo. La malta applicata è cromaticamente integrata rispetto al colore della pietra e in questo modo l'intervento è ottimale.